Facoltà, prego senatore. Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi. Quello che discutiamo oggi secondo me è un provvedimento molto importante perché attiene all'organizzazione dello Stato ed è inevitabile che tutto ciò che va ad incidere sull'organizzazione dello Stato poi abbia conseguenze anche sul buon funzionamento dello stesso. Ecco perché, a mio avviso, la prima domanda che dovremmo farci è se questo provvedimento crei efficienza oppure solo e semplicemente vada a soddisfare esigenze ideologiche che inevitabilmente nell'attività dell'attuale governo troviamo in più provvedimenti. In discussione in Commissione in questo periodo abbiamo il decreto clima, che a mio avviso è emblematico di quanto ho poc'anzi sostenuto. E per questo voglio anche fare un esempio. Nella determinazione dei criteri per l'ammissione a finanziamento per coloro che presentano progetti di rinnovamento degli scuolabus, in virtù di una ideologia che francamente a me sembra incomprensibile, il criterio predominante è quello del numero degli alunni trasportati. Ma se il criterio dichiarato è quello della riduzione delle emissioni inquinanti, com'è possibile che si dia prevalenza al numero degli alunni trasportati e non dei chilometri percorsi? Questo parallelo secondo me dimostra in maniera evidente appunto che qui si cerca di perseguire uno scopo ideologico e non uno scopo pratico, che però in un settore che incide per oltre il 10% del PIL nazionale dovrebbe essere prevalente, se non esclusivo. Il dato del 10% è del World Travel and Tourism Council, quindi lo prendo per buono perché ipotizzano che il PIL generato tra diretto e indotto sia di oltre 220 miliardi di euro. 220 miliardi di euro, a mio avviso, e questa ovviamente è un'opinione personale, questo da solo giustificherebbe la sussistenza di un ministero specifico, ma in questo caso non è questo il tema. Quindi, tornando al tema, la prima domanda che mi pongo è: perché si sta mettendo in discussione un impianto che ancora inevitabilmente non ha potuto produrre i suoi effetti? Perché ricordo a tutti che è vero che la modifica è stata da noi introdotta l'anno scorso, ma sappiamo bene che tutto quello che va a incidere sull'organizzazione non può produrre effetti nell'anno in corso. Nella migliore delle ipotesi lo fa l'anno successivo, ma in questo caso come si fa a giustificare questo intervento, come ha fatto qualche collega del PD, dicendo che nel 2018 l'affluenza turistica in Italia è diminuita? Se anche fosse vero, e immagino che questo riferimento lo abbia fatto con dati precisi in mano, questo sarebbe imputabile non alla riorganizzazione voluta dal governo, dove la Lega, secondo motivazioni precise che poi esporrò, aveva chiesto ed ottenuto l'attribuzione delle competenze sul turismo per il Ministero e le politiche agricole, ma evidentemente all'attività del governo successivo, che non a caso aveva appunto le competenze del turismo legate al Ministero per le attività culturali. Questo dimostra, se ce ne fosse bisogno, che il mio è un dubbio legittimo, non è un'allusione provocatoria oppure una critica strumentale, perché chiaramente il dato di base su cui molti motivano la scelta di trasferire il turismo ai beni culturali è un dato vero, cioè l'Italia possiede un patrimonio storico culturale di valenza assoluta, sia per qualità che per quantità, ma sostenere che sarebbe possibile aumentare l'affluenza turistica puntando su questo è un errore determinato dall'ignoranza della situazione fattuale. Perché sostenere che sarebbe possibile aumentare la presenza turistica a Roma grazie all'attività delle competenze del Ministro significa non sapere che l'attrattività di Roma è tale per cui sì, sarebbe possibile migliorarla, ma magari pulendola meglio, magari dotandola di una metropolitana adeguata al suo ruolo,
o magari anche solo semplicemente aprendo le stazioni della metropolitana, oppure migliorando la sicurezza, non con attività legate appunto al ministro competente. E tutto questo appunto dimostra che c'è una separazione tra il mondo reale e quello che è un mondo ideale, evidentemente presente solo nella mente di alcuni colleghi, che è del tutto separato da quello che invece servirebbe appunto in questo momento a noi. Apro una parentesi, perché quando si parla di turismo si parla sempre di turismo internazionale, ma io voglio ricordare ai colleghi che nelle loro scelte evidentemente cercano di penalizzare in ogni modo possibile la circolazione del denaro, che se io ho 100 euro in tasca, ai fini del PIL questi 100 euro valgono zero. Se questi 100 euro io li faccio girare e vengono spesi 5 volte da soggetti diversi, ai fini del PIL diventano 500 euro. Quindi non limitiamoci a parlare solo di turismo internazionale, perché favorire anche il turismo nazionale consentirebbe di creare un'economia di cui beneficerebbero quelle zone del nostro territorio che da questa riorganizzazione invece sono enormemente penalizzate. Prima dicevo del motivo per cui, a mio avviso del tutto legittimamente e opportunamente, la Lega aveva chiesto di attribuire le competenze del turismo al Ministero delle Politiche Agricole. Questa motivazione va ricondotta nel fatto che le tipologie di turismo sono molte. I motivi di interesse che spingono le persone a muoversi sono legate sì ai beni culturali, ma sono legate anche al turismo naturalistico, sono legate al turismo sportivo, sono legate al turismo religioso, ma anche e soprattutto sono legate al turismo enogastronomico. La simbiosi prodotto-territorio funziona ovunque è stata creata. E non voglio scomodare esempi come il prosciutto di Parma, per cui evidentemente la qualità del prodotto e la notorietà del comune probabilmente avrebbero consentito ad entrambi di essere autosufficienti e andare avanti con le proprie gambe. Ma noi abbiamo tantissimi altri esempi. Ricordo le lenticchie di Castelluccio, perché è un comune vicino a me, che probabilmente sicuramente hanno tratto un beneficio reciproco dall'abbinamento appunto del prodotto al territorio. Ma voglio ricordare il lardo di Colonnata, che senza togliere nulla a un prodotto di qualità assoluta, evidentemente senza questo binomio sarebbe stato enormemente penalizzato. Quindi l'abbinamento enogastronomia al turismo funziona perché il boom che abbiamo avuto in Italia negli ultimi anni su questo settore attiene agli agriturismi, perché comunque la nuova mentalità del turista fa sì che si vada a riscoprire non solo il bene culturale, non solo il bello da vedere, ma si cerchi l'esperienza sensoriale, e l'esperienza sensoriale niente riesce a darla di più che vivere direttamente un territorio, i suoi prodotti, le sue tradizioni e il suo stile di vita. Quindi questa scelta, a mio avviso, non tiene conto del fatto che è vero che l'Italia ha un potenziale inespresso enorme in tema di turismo, ma questo potenziale non è nelle città d'arte, perché sappiamo bene tutti che il problema di Venezia non è far venire più persone, ma gestire le persone che vanno adesso. Quindi tutto quello che ci limita nell'attrattività turistica in ambito culturale non è legato alle attività del ministro competente, ma è legato all'attività di altri. Dicevo prima al comune che deve pulire, alla sicurezza che evidentemente è competenza del ministro dell'interno, non degli interni, collega Morra, a cui faceva riferimento prima, dell'interno, oppure è competenza del ministro delle infrastrutture e trasporti, che evidentemente appunto deve far sì che le nostre città si dotino di servizi, ma non assolutamente di quello che volete fare voi. Purtroppo vedo che il tempo sta terminando e quindi a malincuore sono costretto solo a dare un accenno a quello che volevo dire relativamente alla riorganizzazione del Ministero, del Ministero appunto del territorio, per la tutela del territorio e del mare.
perché secondo me anche in questo caso l'ideologia prevale e anziché cercare di creare efficienza, anziché cercare di essere pronti per un dramma che periodicamente colpisce la nostra nazione, che sia un terremoto, che sia un'alluvione, che sia una frana, sappiamo bene che la fragilità del nostro stupendo territorio periodicamente ci obbliga a fronteggiare delle emergenze e io quindi mi sarei aspettato che una riorganizzazione tenesse conto di questo e fosse finalizzata a creare sicurezza, perché questa sicurezza avrebbe potuto avere anche l'effetto positivo di salvare la vita delle persone e invece tutto questo non è. Quindi a mio avviso la seconda parte del nome del Ministero, appunto per la tutela del territorio e del mare, diventa prevalente, facendo sì che si affermi quella che è stata purtroppo a mio avviso una deriva determinata da un ambientalismo estremo che ha fatto, che ha avuto come conseguenza che molte zone del nostro paese siano diventate sinonimo di abbandono, sinonimo di incuria, ma mai sinonimo di buona gestione. Quindi speravo e spero ancora che i colleghi convinti come me che si debba creare appunto una struttura organizzativa dello Stato che risponda alle esigenze effettive della popolazione, vada a perseguire l'obiettivo della sicurezza, della messa in sicurezza dei nostri territori e della possibilità di riscoprire un'enorme nazione che anche in questo ambito avrebbe la possibilità di dire la sua a livello mondiale. Grazie.